L'Associazione Culturale Teatro Idea nasce nel 1985, finita la scuola media superiore Stefanini, dove facevamo dei corsi di teatro. Allievi che si sono messi insieme, io, Chiara Borgonovi e Samuele Reina, che era uno dei fondatori. La nostra attività è stata prima di allievi, adesso di docenti, nel senso che da 10 anni, in collaborazione con la Municipalità di Favaro Veneto, una convenzione e promuoviamo laboratori teatrali, da cui abbiamo tratto diversi spettacoli di fine corso, tra cui La Tempesta di William Shakespeare, testi tedeschi di cabaret. Abbiamo messo in scena diverse cose prodotte al laboratorio, tra cui anche L'Incubo per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Noi facciamo questa attività, abbiamo collaborazione con una musicista, Antonella Bresolin, abbiamo collaborazione con Matteo La Rovere, che è uno psicologo e anche un attore teatrale, e Margherita Tietto, che è la coordinatrice del gruppo. I nostri allievi ormai sono un bel gruppo di allievi adulti, non ragazzi, lavoriamo prevalentemente con adulti, e i nostri corsi di teatro riprenderanno a breve, presto, e speriamo appunto aperti alla popolazione e aperti a tutti. Teatro Idea è su Facebook, quindi ci potete trovare e contattare per qualsiasi informazione. Esploriamo diversi ambiti, nel senso dal teatro comico, dal teatro più serio, dalle letture con musica, ce n'è un po' per tutti i gusti, insomma, ecco. Soprattutto ci piace esplorare luoghi nuovi. Abbiamo fatto moltissimi spettacoli in posti un po' al Forte Carpenedo, al Forte Gazzera, sulle mura di Cinta di Treviso, dove c'è un ambiente particolare, noi ci divertiamo un po', ci sbizzarriamo un po' a fare spettacoli itineranti. L'Imen è uno di questi, è uno spettacolo gotico sul racconto, sul terrore, dove coinvolgiamo 12-13 spettatori e il nostro gruppo lavora un po' percorrendo i corridoi dei vari forti del circondario di Maestre e altro. Vi aspettiamo, Teatro Idea su Facebook.